Ciao a tutti, buongiorno, io sono Martina e come vedete sono in compagnia dello chef Rubio che è tornato a trovarci per la seconda volta in pochi mesi qui a Bolzano. Sempre col caldo, eh? Maggio, sì. Settembre è inoltrato, bellissimo. Caldo, nonostante l'estate che è appena passata. E allora ti è piaciuto tantissimo Bolzano per essere tornato in così breve tempo? Ma quando vengo chiamato in causa e se la cosa mi fa molto piacere sono più che contento di ritornare in un posto e Bolzano mi ha stupito la prima volta e spero veramente di tornarci quante più volte perché è veramente una bella città e la situazione si presta molto a tutti i miei interessi, quindi. E ricordiamo che sei stato qui appunto a maggio per la girare registrazione della puntata di Bolzano della seconda serie di Unti e Bisunti. E com'è andata? Come ti sei trovato? Benissimo, benissimo, veramente un luogo comune quello che Bolzano sia fredda, insomma ho trovato molto calore anche in una parte del popolo italiano che solitamente ci si aspetta un po' più fredda, più vicina ai tedeschi, ma mai scemenza più fondata. E invece questa sera sei qui anche per un evento che insomma raccontaci cosa accadrà questa sera, cosa ci aspetta e cosa ti aspetta. Ma a me cosa mi aspetta non lo so, quindi te lo saprò ridire la prossima volta che faremo due chiacchiere. Quello che darò sarà semplicemente il mio supporto ad un menù che hanno voluto espressamente di matrice romana e quindi faremo più portate dei cavalli di battaglia della musica, sì, della cucina romana. E sarò parte integrante della brigata e cercherò di dirigere al meglio i ragazzi. Lo sai che è già sold out, vero, l'evento, quindi ti aspetteranno sì. Un sacco di fan. Sì, sì, no, vabbè, l'importante è che tutto fili per il verso giusto, le persone mangino le cose in maniera corretta e poi dopo sono a disposizione per qualsiasi tipo di assalto. E poi lavoro, riesci a goderti anche un po', diciamo, Bolzano e dintorni? Purtroppo un po' di è un periodo, o per fortuna, in cui c'è tanto lavoro e faccio sempre toccata e fuga, quindi mi prometto sempre di ritornare nei posti con più calma quando rallenterà, perché prima o poi rallenterà, giusto? Andrai in ferie anche tu prima o poi, si spera. No, le borse degli occhi dicono il contrario, però vabbè. Allora, il volo con il nostro piccolo aeroplano che porta a Bolzano magari non ti aiuta. È un insospettabile, veramente comodo aeroplano. All'inizio con le due eliche così sembrava un pochino... però invece è stato... L'ho preso anch'io, conosco l'esperienza, quasi terrificante. No, no. E insomma, tu comunque, diciamo, vieni travolto dal successo grazie alla televisione, grazie alla tua trasmissione. Però raccontiamo un attimo come Gabriele è diventato Chef Rubio. Sono diventato Chef Rubio proprio con questo nome, con un amico, abbiamo scherzato sul mio cognome che veniva sempre storpiato dai miei amici da Rubini, mi chiamavano Rubio, quindi in maniera molto autoironica mi sono autoproclamato Chef Rubio e nel periodo che stavo facendo il cuoco freelance, quindi nasce prima e esplode poi grazie a Pesci Combattenti che hanno voluto scommettere su di me facendo un format cucitomi addosso e proponendolo poi a D-Max, che il resto già lo sapete. Sì, certo, e vediamo anche che ti diverti parecchio, insomma. Sì, molto, mi diverto nel lavoro che faccio perché non mi pesa tanto, è una passione. Sicuramente è molto più divertente guardarlo poi a bocce ferme che a viverlo, perché gli orari e le ore di lavoro sono molte, insomma ci sono periodi abbastanza faticosi per me e per chi mi sta dietro. Ritorniamo appunto alle borse sotto gli occhi. Sì. E adesso ti aspetta un'altra fatica. Il 27 di ottobre parte il tuo nuovo programma su D-Max, canale 52 del digitale terrestre, Il Re della Griglia, giusto? Sì, alle 21.10 è la prima volta che io e i due miei colleghi Paolo Parisi e Cristiano Tomei ci troviamo in prima serata, quindi una sorta di scommessa sia del canale che nostra per quanto riguarda anche il fattore talent show, quindi sarà un programma inerente al barbecue, quindi il mondo della griglia, e non sarò da solo, sarò appunto con questi due illustri colleghi a, fra virgolette, giudicare 9 concorrenti che si contenderanno il titolo di Re della Griglia, il vincitore o la vincitrice, perché ci sono anche le donne. Ah.
potranno rappresentare l'Italia ai mondiali di barbecue in Svezia e avere una chance di scrivere un libro sulle loro ricette, quindi non ci saranno premi in denaro, ma ci sarà la gloria personale e comunque la dimostrazione, almeno a se stessi, che si sa fare qualcosa di apparentemente molto semplice, ma in maniera corretta. Ma nel caso se hai bisogno di qualcuno che venga a mangiare, io col barbecue vado a Nizza. Guarda, sfondi una porta aperta. Bene, allora io ti ringrazio, ti saluto, ti faccio in bocca al lupo per stasera e per la tua nuova avventura e ti aspettiamo nel caso qua di nuovo a Bolzano. Grazie a te, Martina.